Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale per un nuovo video. Allora, avete mai visto un telefono che è andato sotto una macchina? Allora ve lo faccio vedere io. Questo qui è il telefono e dobbiamo estrarre i contatti. Quindi, da un vecchio telefono recupero il display, monto il display su questo qua distrutto e procederemo con il recupero dei dati. Quindi ci vediamo subito. Ecco qui ragazzi, con l'inquadratura dall'alto per farvi vedere come procedo. Allora, intanto procediamo con lo smontaggio della scocca posteriore, che è anche un po' piegato verso l'alto, però la scheda madre dovrebbe funzionare correttamente, anche perché il telefono si accende, quindi il recupero dei dati in questo caso è molto semplice. Mettete dello scotch sopra ai vetri, al vetro rotto, in modo tale che non vi tagliate. Io mi sono appena reso conto di questa mia dimenticanza. Ecco qui, così almeno possiamo star tranquilli adesso. Vediamo se riusciamo ad aprirlo. Ovviamente qui il lavoro è doppio perché devo smontare questo e rimontarlo sull'altro, quindi dovrò smontare due telefoni in definitiva, però intanto a noi interessa smontare questo, poi l'altro lo smontiamo con calma. Eseguo questa procedura perché il telefono rotto ha il codice di sblocco e purtroppo, avendo il display rotto, non si può digitare per poterlo connettere poi al PC. Eccoci qui, allora procediamo con lo smontaggio. Intanto mi preparo già anche l'altro aperto. Eccolo qui, così sono già avvantaggiato. Ricordo a tutti quanti che va rimosso lo slot SIM ed SD e ora possiamo procedere con lo smontaggio. Mi raccomando ragazzi, ricordatevi che la prima cosa da fare è quella di scollegare la batteria. Eccolo qui, l'abbiamo trovato finalmente.
togliere lo shield nella parte superiore. Se potete, aiutatevi sempre con degli utensili di plastica, e nel caso in cui non possiate, fate molta attenzione a non toccare la scheda madre, altrimenti si rischia di creare danni. Proviamo a scollegare la batteria, così poi lavoriamo in sicurezza. Allora, eravamo rimasti che stavamo smontando la parte della batteria. Speaker audio lo abbiamo staccato e ora andiamo a rimuovere anche lo shield della batteria. Quindi siamo stati bravi, non abbiamo creato nessun corto. Batteria staccata. Allora, intanto procediamo con lo staccare tutti quanti i connettori. Oh, là, siamo riusciti a rimuovere anche questo. E ora procediamo con il rimontaggio sull'altro. Tutto quanto in maniera più rapida possibile. Questo video l'ho fatto semplicemente per farvi vedere come recuperare i dati da un telefono con il display rotto, che è pure andato sotto una macchina. Quindi, ragazzi, tanto di cappello. Huawei che ha resistito alle gomme di una macchina.
ripeto, questa è solo una delle soluzioni possibili per recuperare i dati. Ora andiamo a rimuovere il connettore dei tasti. E abbiamo smontato il telefono. Ora rimuovo anche il connettore di qua, anzi, lo tengo su perché ho visto che funzionavano. E procediamo con il rimontaggio. Perfetto. Riconnettiamo tutto quanto e facciamo un veloce test a vedere se carica tutto quanto. Allora, ragazzi, purtroppo mi sono accorto che la telecamera, quella alta, si è scaricata e quindi non ho registrato tutta la parte dove potete vedere cosa ho fatto. Comunque, vi elenco in poche parole il lavoro che è stato eseguito praticamente ed è quello di smontare tutto quanto il telefono distrutto, quindi questo qui, eccolo qui, e rimontarlo su un telefono col display funzionante. La scheda madre funziona e come vi dicevo prima, io l'ho caricato. E ora insieme a voi vediamo se si accende. Eccolo qui, il telefono si è acceso, quindi tecnicamente riesco a recuperare tutti quanti i dati presenti nel dispositivo. Rielencando tutto quanto, ho fatto questo video, come vi dicevo prima, per farvi vedere una soluzione, una delle soluzioni per poter recuperare i dati, quindi con un semplice cambio del display. Altre soluzioni ve le farò vedere andando avanti, ovviamente pubblicando il video su YouTube, e così vi rendete conto un attimo delle varie difficoltà che ci sono nel poterlo fare. Io ragazzi, con questo video vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un pollice in su se il video vi è piaciuto, vi lascio anche il mio Instagram per poter seguirmi, perché lì pubblico alcune cose che su YouTube non pubblico, e quindi ci vediamo nel prossimo video. Vi aspetto numerosi. Ciao ragazzi!